Questi giorni si parla molto degli anni 30. Eccolo qua, parlami d'amore Mariù, entriamo subito nell'atmosfera di questi favolosi anni 30 che sono diventati oggi di grande attualità. Milano ha organizzato una grandissima mostra per celebrare questi favolosi anni 30. La RAI con la sua terza rete televisiva sta mandando in onda ogni giorno per parecchie ore dei bellissimi filmati di quel periodo, vecchi documentari, vecchi spezzoni di film. Insomma, gli anni 30 stanno veramente tornando di moda e stanno avendo un grandissimo successo. Abbiamo voluto anche noi adeguarci a questa atmosfera degli anni 30 e abbiamo invitato un complesso che secondo me si addice particolarmente all'occasione. Adesso ve li presento mentre vanno avanti con questa celeberrima Parlami d'amore Mariù. Ricordatela, questa è stata lanciata da Vittorio De Sica e poi ripresa naturalmente da moltissimi cantanti. Noi la affidiamo questa sera ai Trisavoli, li abbiamo scelti un po' a tempatelli, un po' avanti negli anni, anche per restare un po' in carattere, non è che ve la prendete ragazzi, ci mancherebbe altro. Allora, i Trisavoli, questo è un quartetto che si è formato circa 2 anni fa, io mi sono fatto una piccola scheda naturalmente, sono legati soprattutto da una passione per la buona musica e questa sera saranno in nostra compagnia per tutta la prima puntata di Città Notte e ci faranno ascoltare motivi comunque sempre legati a questo meraviglioso periodo degli anni 30. Oh, dunque vi ripresento uno per uno i nostri amici Trisavoli, io comincerei da questo Trisavolo qua. Dunque questo signore che suona la batteria si chiama Carmelo, vediamo che cosa ci dice brevemente la scheda per quanto riguarda Carmelo. Dunque Carmelo Torrisi all'anagrafe è del 1934, diciamolo, va. Dunque, 1934, nella vita e negli affari, però a noi interessa la sua attività artistica. Dunque, questo giovanotto dal 56 al 79 ha girato il mondo come batterista di notissimi complessi. Fra l'altro ci tiene a fare sapere che dal 74 è stato vicino a Gil Ventura, incidendo anche parecchi dischi. Sembra che abbia all'attivo, fra l'altro, un'attività accanto a grossi nomi della canzone, la Zanicchi, Patti Bravo, Milva, può bastare per il momento. Andiamo avanti. Il nostro bassista, eccolo qua, il nostro bassista si chiama Angelo. Dunque, Angelo, vediamo un momento cosa ci dice la scheda per quanto riguarda Angelo. Di Angelo possiamo dirvi che impiegato comunale, dico questo tanto per collocarlo così come attività, a noi piace ricordare che è un ex calciatore del Paternò. Orchestrale dal 1954, ha debuttato con un complesso molto noto allora chiamato i Cicloni, poi se ne va in Francia, qui ci sarebbe la facile battuta che purtroppo dalla Francia è tornato, ma non è stato solo in Francia, è stato anche in molti altri paesi, sei stato in Libano, in Marocco, sei stato in Svizzera, spero non per esportazione di capitale. Dunque per hobby raccoglie una nastroteca, una discoteca che ci dicono è molto importante. Adesso veniamo al nostro chitarrista. Il nostro chitarrista, che poi è anche cantante nella nostra trasmissione, si chiama Alfonso Garrubba. Alfonso Garrubba è del 1934, anche lui è un pensionato, anche se non ne ha assolutamente l'aria, diciamo la verità. Ha svolto comunque la sua attività nell'aviazione militare e da sempre canta, suona la chitarra, scrive testi cabarettistici, commedie musicali, canzoni. Da circa 2 anni lo vedete, fra l'altro, fuma la pipa. Nel complesso a me sembra un po' il Dean Martin della situazione, non solo per la pipa o per questa zazzera brizzoluta, ma perché canta e chissà che non canti un po' alla maniera di Dean Martin. Adesso veniamo al nostro pianista, vengo subito da quella parte. Il pianista del nostro complesso è un mio omonimo, si chiama Costa ed è Franco di nome. 1940, un po' più giovane degli altri componenti, dico, ma
è una differenza minima, professore di francese nella vita, però musicista nel cuore, compositore di canzoni, commedie musicali e autore anche di poesie dialettali. Ecco, così abbiamo presentato i nostri trisavoli e abbiamo anche consumato il tempo corrente per ascoltare questa bellissima Parlami d'amore da Mariù. È l'angolo italiano degli anni 30 in musica, poi vi faremo ascoltare qualcosa che ha un sapore americano, d'oltreoceano, sempre però collegato a questi stupendi anni 30.